Il suo appuntamento è in ritardo. Sono Massimo Donati, regista di Diario di Spezie. Per una notte ci pensa? Forse non la vediamo più? Lei continua a esserci e magari noi non saremo esistiti per lei. Ne succede tutti i giorni. Se ne sta andando. La fermerebbe? Ma perché me lo chiede? La fermerebbe? In questa scena ciò che appare un semplice incontro è in realtà un preciso atto di corruzione psicologica che passa attraverso la seduzione. Frida? Buonasera. Sei benissima. Allora, Luca Treves? Frida Kanz. Molto piacere. Prego. Frida è una mia carissima amica. Andreas presenta Luca a Frida, ma come se lei non fosse altro che uno dei gioielli di cui dispone. Ha con lei un feeling che sembra tagliare fuori inevitabilmente Luca, come un bambino che guarda dalla vetrina, escluso dal loro mondo. Allora ho preso, in onore di Frida, una selezione di vini veramente speciale. Wow, adoro le sbronze dei vini pregiati. Frida incarna quella upper class europea raffinata e consapevole a cui Luca non appartiene, ma che desidererebbe conquistare. La camera vaga fra i volti che sorridono, che ammiccano, ma non c'è nessuna morbidezza o condiscendenza, c'è invece un gioco di potere. E allora la mia serata finisce qui. Anche io devo. No. Ora va ancora tanti vini. Sì, Luca, rimanga a farmi compagnia, non ho voglia di dormire. Buonanotte. Quando Andreas si allontana, a Luca si mostra la possibilità di entrare nella stanza lui vietata, ma questo comporta una rinuncia alla sua etica, alla sua coerenza. È una corruzione. Comunque hai scelto un gran vino. Scegliere i vini è fra le cose che mi riescono meglio. E quali sono le altre cose che le riescono meglio? Capire i gusti, i desideri delle persone. Anche quelli che non si dicono. Ma lei non ama perdere il controllo. O sì?